Roberta Giallo sul Music Italia, ben trovata. Ma guarda, troppo felice di essere qua. L'occasione è ghiottissima, è uscito da poco, il 4 marzo, un nuovo singolo, che in realtà non è proprio un singolo inedito, Nuvolari, una cover di Lucio Dalla, tuo grande amico, tuo mentore. Perché proprio Nuvolari? Ma allora, Nuvolari, non perché io l'abbia scelta, ma perché mi è stata assegnata, come mi piace dire, per investitura celeste. Ci sono canzoni che non si scelgono, ma ti vengono richieste. E poi Nuvolari è anche un po' una canzone inaffrontabile, io l'ho definita una roba come un salto mortale, carpiato. Mi fu chiesto la prima volta, quando già Lucio non c'era più, di interpretarla da il nipote del poeta autore del testo, Roberto Roversi, il poeta, autore del testo, e poi da un collaboratore di Lucio Dalla che io ben conoscevo, Paolo Piermattei. C'era uno spettacolo che, insomma, tributava a Lucio, insomma, un omaggio, e mi dissero: tu devi fare Nuvolari perché hai un po' quella pazzia. E quindi da allora è finita nel mio repertorio. E quando ci si tuffa c'è un momento molto delicato che è l'ingresso in acqua. Tu hai ancora paura di quell'ingresso in acqua oppure ormai questa canzone è per te come una seconda casa? Allora, guarda, ogni volta che si mette al mondo qualcosa di nuovo, credo che un minimo di timore ci sia anche inconscio. Diciamo che questa canzone non ha portato con me quel pudore, ma solo perché non sono stati soltanto il nipote del poeta e il collaboratore di Lucio a chiedermela, ma col tempo anche altre persone hanno apprezzato molto questa mia interpretazione, che inizialmente era piano voce. Ernesto Assante, ad esempio, col quale, insomma, negli ultimi anni abbiamo portato in scena uno spettacolo, il mio incontro con Lucio Dalla, proprio dedicato a Lucio, anche lui amava molto il mio modo di far Nuvolari, infatti l'avevamo inserita nella scaletta. Me l'ha chiesto poi l'anno scorso la Radio Televisione Svizzera: devi fare Nuvolari, proprio dove Lucio tenne un concerto nel 79. Quindi, in qualche modo questa canzone era apprezzata sia dal pubblico ai miei concerti, quindi, come dire, no, la voce popolare, ma anche da professionisti e persone vicine a Lucio. Quindi, dai, avevo avuto un po' il battesimo su questa cosa, e quindi timori no, solo tanta gioia di godermi la canzone e farvi arrivare un po' l'anima di Nuvolari, questo personaggio un po' particolare che per me è anche un po' Lucio alla fine. E a Lucio, secondo te, cosa colpiva così tanto di questo personaggio? Allora, sicuramente, vabbè, Lucio amava i personaggi folli, strani, i personaggi eccezionali, anche se in una canzone famosa dice l'impresa eccezionale è essere normale. Però Lucio nutriva l'amore per tutto ciò che era eccezionale, diverso, compresa la velocità. Insomma, sia in musica, diciamo, lui aveva questo modo poi di gezzare sulla parola, sulle melodie. Era anche molto veloce, voglio dire, anche veloce col pensiero. Quindi un tizio come Nuvolari, poi lui amava lo sport, dal basket, quindi credo che aver tributato questa canzone a Tazio Nuvolari con il testo di Roversi, poeta, sia stato per lui un grande stimolo per trovare una strada in musica, per il testo poetico, perché prima era nato il testo poetico che poi Lucio ha magistralmente musicato. Quindi non scordiamoci comunque di questo connubio Lucio-Roversi. E a questo proposito di incontri importanti, questa canzone vede un incontro importante, che è quello con il maestro Beppe Donghia, che ha seguito Lucio Dalla in tante sue avventure un po'. Ecco, com'è stato il vostro primo incontro e poi com'è stato lavorare con lui a questo brano? Allora, guarda, c'è anche qui un karma molto bello che mi riporta a conoscere e frequentare o persone che già avevo conosciuto quando frequentavo Lucio, quindi del suo staff, musicisti, o persone che al tempo non avevo avuto modo di conoscere e frequentare, ma che sono riemerse dopo. Quindi io in realtà, diciamo, la conoscenza di Beppe Donghia come artista, ma come persona, l'ho avuta dopo. E poi grazie a Phonoprint, devo dire, c'è la label che ha pensato a questo progetto. Insomma, un giorno Leo Cavalli mi chiama e mi fa: Roby, ma ti andrebbe di reinterpretare questo brano con l'arrangiamento di Beppe Donghia? Ha pensato apposta per te. Dico: ma stiamo scherzando? E allora ho pensato subito: vedi che Lucio fa cadere un altro piccolo miracolo, perché è come se agisse sempre da fuori, portandomi anche a conoscere magari grandi artisti, grandi musicisti con cui aveva collaborato. Appunto, Donghia, hai specificato bene tu, oltre ad essere stato suo produttore, anche arrangiatore e direttore d'orchestra, ha fatto un tour bellissimo Beppe con Lucio. E quindi la prima volta che l'ho incontrato, ecco, anche lì avevo un po' di timore,
c'è sempre la paura, dici, ma gli starò simpatica, entreremo in sintonia. E quindi è quel timore anche referenziale che a volte ti porta magari a non farti capire subito, no? E poi invece frequentandoci, soprattutto dopo aver comunque ascoltato l'arrangiamento, che era bello, insomma, un arrangiamento molto raffinato, molto particolare, dopo la musica accorcia tutte le distanze. Quindi ciao Beppe, ti voglio bene, grazie per questo dono grande che mi hai fatto, credo che sia davvero un grande lavoro. E poi ripeto, lui ha conosciuto Lucio, ha lavorato anche lui con Lucio, quindi è un sodalizio tra due persone che gli hanno voluto bene e che Lucio ha riconosciuto, insomma, nel suo percorso come artisti a lui vicini. Un timore che forse hai avuto anche con Lucio Dalla la prima volta che l'hai incontrato, conosciuto, che poi ci hai parlato, da lì è Sì. nata questa avventura, è stato il tuo mentore, ti ha accompagnato. Qual è il primo consiglio che ti ha dato quando ha scoperto che anche tu volevi fare la Allora, cantautrice? innanzitutto l'incontro fu stranissimo perché io conobbi Lucio Dalla grazie a Mauro Malavasi, altro noto produttore e produttore di Lucio, che al tempo era mio produttore e fece ascoltare a Lucio Dalla dei miei provini, del mio primo album, e gli fece leggere la bozza di un romanzo. Lucio, ascoltati queste cose, letto il romanzo, volle conoscermi, lo incontrai in un'osteria, ma il consiglio di Mauro Malavasi, il produttore, fu: Roby, parla poco, eh? Che Lucio magari poi se parli. E io quindi andai a sta cena e me lo ritrovai Lucio davanti. Tra l'altro eravamo vestiti di viola entrambi quel giorno. E praticamente stavo un po' silenziosa, dico, prendevo un po' le misure. A un certo punto Lucio mi fa: Ma tu non parli mai? Allora da lì mi diede là, allora lì cominciò tutto il racconto, grandi risate, e credo sia andata molto bene perché con Lucio, cosa che tendo sempre a precisare, non c'era solo una frequentazione legata agli studi di registrazione, ma andavamo proprio, cioè si usciva, andavamo a volte al cinema, a volte al teatro, a volte andavo a casa sua, venne anche a casa mia. Cioè si era creato un mondo parallelo anche di chiacchiere. Forse anche il fatto che Mauro Malavasi mi abbia presentato a Lucio ha ricreato una sorta di nuova famiglia. E sono stati anni che mentre li vivevo, guarda, a un certo punto neanche me ne rendevo conto. E quando Lucio invece è venuta a mancare è stata una botta terrificante, però ho valutato proprio in modo straordinario tutto quel tempo che poi sembrava così, no? Regalato, invece poi, come sempre, le cose preziose hanno anche un limite temporale. E c'è una frase bellissima che dice che nessuno muore mai finché qualcuno nomina ancora il suo nome. Allora ti chiederei di raccontarci qualcosa di Lucio, magari che non tutti sanno, qualcosa che è anche un po' personale, che racconta un po' della Sì. vostra amicizia. Ma allora, guarda, una cosa divertente scelgo e una cosa che invece la dice lunga sul suo modo di approcciarsi all'arte, ai giovani artisti, un mecenatismo, come posso dire, proprio psicologico oltre che pratico. Allora, la cosa divertente è che Lucia amava molto gli animali, i cani, e mi ricordo che una volta eravamo in studio e c'era il cagnone, vabbè, con noi del fonico, e Lucio si mise quasi per terra. E disse: Nella prossima vita io voglio essere un cane, sarò un cane. E quindi lui aveva questo amore vero, insomma, per le creature. Aveva anche un forte misticismo, Lucio, insomma, un alone di spiritualità molto forte. Sebbene fosse anche uno che amasse scherzare, prendere in giro, a volte sfidava anche, ti faceva magari delle battute proprio per vedere fino a che punto potevi sostenere una sfida, no? Non una critica, ma proprio ti sfidava un po', no? Per portarti al limite anche artistico. E poi invece una cosa molto bella, Lucio produsse insieme a Mauro Malavasi il mio primo spettacolo teatrale, Web Love Story, poi è uscito anche il romanzo, insomma, di questo spettacolo, e praticamente lui, oltre a dirmi sbaglia e impara, perché ecco, anche questo mi diceva a volte quando ero molto perfettina nelle cose, diceva: Ma sbaglia, Roby, smollati, cioè sei troppo professorina, no? A volte, quindi mi ha liberato da alcune paure, ma questa è la cosa bella che voglio raccontare. Mi iscrisse a un corso di lettura di declamazione poetica al Teatro del Navile, quel teatro sotto casa sua, e a questo saggio che doveva esserci venne e fu l'unico spettatore quel giorno perché venne una nevicata a Bologna pazzesca, quindi chiaramente il pubblico rinunciò, insomma, all'impresa, ma Lucio venne a vedere noi Emeriti Sconosciuti. Quindi la cosa bella che imparo da questo è che non era uno che ricercava solo i famosi, o comunque
amava frequentare tutti i piani della realtà e per lui prestare ascolto, insomma, che ascoltasse un grande, un big, che ascoltasse l'ultimo degli sfigati, come direbbe lui, ma nel senso nobile della parola, cioè non ancora noto, non ancora trionfante nella vita, era un modo per chiaramente tributare un aiuto anche ai giovani artisti e questo credo sia molto bello. Tu adesso parlavi di giovani artisti emergenti, cosa direbbe oggi Lucio dell'attuale scena musicale? Oh mio Dio, Lucio si è espresso anche in un modo molto duro, sai, a volte. Esiste un video che ogni tanto torna fuori. Diciamo che ci sono cose che forse ho percepito da lui, dette da lui quando era in vita e lo frequentavo, cose che poi ho preso dopo perché magari mi sono apparsi dei video. Lucio sarebbe stato molto critico nei confronti della televisione, nei confronti, diciamo, della sovrapposizione tra discografia, televisione, reality show. Poi per carità, essendo anche un uomo capace di classicismo, ma di modernismo, di futurismo, avrebbe anche compreso e detto questo è il mondo di oggi, quindi è qui che devi ballare. Però lui non ha mai nascosto una certa critica sottile al mondo della tecnologia e al mondo televisivo che in qualche modo mette il riflettore, ma non punta sempre alla sostanza, diciamo, no? E lui poteva magari permetterselo di dirlo. Dalla sua posizione. Quindi è un invito a discernere, secondo me, quello di Lucio, al discernimento. Lui, che comunque amava la popolarità, tant'è vero che litigò in passato col poeta Roversi proprio perché proprio l'autore di Nuvolari invece era un po' più restivo a comparire, no? Invece Lucio sicuramente era un artista che amava la fama, ma perché aveva fame d'amore, fame di riconoscimento, fame proprio di amore delle persone. E quindi chiaramente una grande notorietà ti può restituire questo grande amore. Però era anche molto critico con tutto ciò che porta la notorietà e il mondo della fama. Quindi, che suggerimento dare attraverso Lucio agli artisti? Discernimento, cioè cercate di capire che cosa può servirvi per arrivare, ma scegliete voi i vostri compromessi. Non lasciatevi abbindolare da compromessi troppo grandi, nei quali poi potreste stare molto scomodi con la vostra coscienza. Quindi, questo è il consiglio che mi sento di dare attraverso un po' quello che ho percepito di Lucio, che comunque spingeva me, ad esempio, anche a una ricerca profonda nelle cose, cioè non fermarti a ciò che può funzionare, scava in te stessa, ricerca anche quello che è impopolare, però fallo fino in fondo questo viaggio. Tant'è vero, ripeto, che poi mi portava a teatro, a vedere anche delle robe che non sono proprio di facile fruizione. Era un uomo di straordinaria cultura perché era curioso, avido di conoscere, e questa cosa me l'ha trasmessa. E tu, tutto questo che ci hai raccontato da anni, lo racconti alla gente, prima parlavi dello spettacolo con Ernesto Assante, ma ci sono anche tante canzoni di Lucio che hai cantato in questi anni, sempre di più, sempre più forte, e questo poi ti è valso la targa MEI proprio per aver diffuso l'arte di Lucio Dalla. Lo senti come un dovere, come un qualcosa che ti piace fare o come un'esigenza che ti viene da dentro? Guarda, come tutte e tre le cose, perché io credo che, allora, io ho atteso un po' prima di raccontare la mia storia, diciamo così, artistica legata a Lucio, perché avendo vissuto Lucio prima dell'era dei social, c'era molto più pudore. Ad esempio, ho una foto con Lucio a casa mia, so che esistono degli scatti di un fotografo che li deve ritrovare, ma io ho vissuto Lucio in un momento in cui le cose non erano sempre in superficie, sempre dette, dove non è che si sfruttava tutto ai fini di far sapere che. E la sua morte per me fu un momento davvero devastante, un vero lutto. Quindi io aspettai, anche per il timore quasi di sfruttare il suo nome per me, a cominciare a parlare di quello che avevo vissuto con lui diversi anni. Poi mi fu chiesto, ripeto, diverse volte mi è stato chiesto in passato di interpretare Nuvolari, Anidride solforosa, Il motore del 2000. Insomma, e da lì ho cominciato ad amare l'idea di studiarlo e di farlo conoscere alle persone che non hanno certo bisogno di me per conoscere Lucio, ma tributare a Lucio degli omaggi, secondo me è una cosa molto bella che non faccio solo io e che sono contenta quando anche i colleghi fanno, anche quelli che l'hanno conosciuto o meno, perché e poi è un contemporaneo, come tutti i classici, Lucio ci parla ancora ad oggi ed è buona musica, cioè noi diffondiamo buona musica sperando di fare al meglio. Quindi delle cose che hai detto tutte e tre, però è anche un modo per rimanere vicino a lui, cioè come quando tu hai una nonna, ti metti le foto in camera per averla lì, per me cantare Lucio è come ricordare i vari aneddoti, le cose vissute con lui, con le persone che
frequentavamo in quel periodo. Quindi è un modo per stargli vicino, anche quello. Forse più di tutto è quello. Sul mio pianoforte a casa ho una foto di Lucio che sta lì e la tengo là. Poco prima di questo singolo è uscito un album, Canzoni da Museo, che è stato preceduto da un altro album, Vicina Vicina, che è pieno di canzoni che hanno fatto la storia della musica. Hai pensato magari anche a partire da Nuvolari di creare un album di cover di Lucio Ma Dalla? vedi che sei avanti. Allora, guarda, l'ho pensato. Perché in Canzoni da Museo sì, ho scelto alcuni testi inediti del poeta Roversi che erano destinati a Lucio, anche lì mi sono stati poi assegnati dalla famiglia del poeta Roversi, quindi non mi sono potuta tirare indietro dal creare questo album con alcuni testi di Roversi destinati a Dalla e poi i testi del poeta Gassi e del poeta Rondoni. Ed è stato un progetto molto particolare. Sì, rispondendo a te, io intanto amo perdermi in vari sentieri. Sì, ho pensato che sarebbe bello fare un album con le canzoni di Lucio, stavolta anche più note. Nuvolari potrebbe essere il primo là. Guarda, lo lancio anche a Phonoprint, se questa label volesse realizzare un mio album, un EP con alcune canzoni di Lucio, perché no? Magari arrangiate anche da suoi collaboratori, potrebbe essere molto bello. Perché fino adesso, ripeto, ho cantato il Lucio meno conosciuto. E magari fare un album arrangiato, insomma, con delle canzoni di Lucio sarebbe molto bello, mi piacerebbe, insomma, da accostarlo poi a quelli che potranno essere gli album con le mie canzoni. Credo che il posto per Lucio ci sarà un po' sempre nella mia vita. Lanciamola, Allora lanciamo questa proposta, vediamo se qualcuno la coglierà. In attesa anche poi di ascoltare quelle che saranno le tue di canzoni, io ti ringrazio per il tuo tempo e buona musica. Grazie a voi, Music Italia, grazie a te Lorenza, grazie, baci, ciao.